Buongiorno a tutti e bentrovati di nuovo su Radio Coop 76 con la rubrica Banco di Prova e con Paolo Fiorenzo, esperto di scuole, esperto di bandi e esperto anche di sicurezza, insomma il nostro factotum, ma ricordiamolo che per quanto riguarda Banco di Prova sostituisce Stefano Cirioni, che salutiamo. Proseguiamo con lui, innanzitutto benvenuto e bentrovato. Bentrovati. Ci vediamo sempre più spesso con te, ultimamente, però sì. È sempre un piacere. È un piacere. E proseguiamo con il percorso intrapreso la scorsa volta in merito appunto alle scuole della provincia di Viterbo. L'ultima volta abbiamo dato un quadro generale di quelli che sono gli istituti superiori. Oggi ci occupiamo, sempre a proposito di istituti superiori, che sono diciamo il cuore della delibera che stiamo appunto per trattare, ci occupiamo di dimensionamento scolastico. Innanzitutto, che cos'è il dimensionamento scolastico? Da qualche anno questa parte le province sono chiamate a proporre alla regione quelli che sono i plessi scolastici da sopprimere, quelli che sono poi gli indirizzi per quanto riguarda gli istituti superiori, i nuovi indirizzi da attivare. Come funziona tecnicamente? Le province ogni anno mettono in piedi un comitato tecnico all'interno del quale sono rappresentati tutti gli attori in campo, quindi le confederazioni sindacali, i sindacati appunto che si occupano della scuola, i rappresentanti istituzionali, nello specifico l'assessore alla pubblica istruzione della provincia di Viterbo, che si chiama Andrea Danti, e altri soggetti inviati dalla regione. E questo comitato tecnico, dopo una serie di riunioni, avanza una proposta. La proposta contiene appunto gli istituti da sopprimere, perché si trovano al di sotto del numero di alunni stabilito appunto dalla normativa nazionale e regionale, e questa proposta passa prima per la commissione provinciale competente, in questo caso la commissione per la pubblica istruzione, dopodiché passa all'interno del consiglio provinciale. Una volta superato lo scoglio del consiglio provinciale, la proposta va in regione presso l'assessorato alla pubblica istruzione della regione Lazio, per quanto riguarda il nostro caso, e dopodiché finisce nelle mani dell'ufficio scolastico regionale, che avanza un parere tecnico in merito appunto alle proposte provenienti dalle varie province, e l'ultimo passaggio è una conferenza di servizi dove si dà il visto, dove si approva oppure si cambia, talvolta anche radicalmente, quelle che sono le proposte avanzate dalle singole province. Per quanto riguarda il dimensionamento scolastico di quest'anno, la provincia di Viterbo ha approvato, ha visto tutti i passaggi necessari, comitato tecnico, commissione competente e consiglio provinciale. Ora la palla è passata appunto alla Regione Lazio, che dovrà pronunciarsi entro la fine dell'anno, e secondo alcuni invece la pronuncia definitiva, l'approvazione definitiva avverrà con il nuovo anno. Il dimensionamento scolastico riguarderà invece l'anno scolastico 2014-2015. Fatta questa breve sintesi con cui abbiamo descritto appunto quelli che sono i passaggi necessari per arrivare all'approvazione di questa importante delibera, passiamo la parola a Paolo Fiorenzo, che ci dice un po' che cosa è stato deciso dal Comitato Tecnico Provinciale, che cosa è stato poi conseguentemente approvato dalla Commissione Provinciale all'Istruzione e dal Consiglio Provinciale. Sì, come diceva Daniele, la provincia ha fatto delle proposte che verranno poi esaminate dalla regione e poi si prenderanno delle decisioni. La provincia ha proposto che, per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, nonostante ci sia la presenza di alcuni plessi sottodimensionati per quanto riguarda il numero di ragazzi, di bambini iscritti, di comunque non prendere nessun tipo di provvedimento, perché vista l'età dei bambini, è meglio evitare di far fare spostamenti troppo lunghi per andare in un'altra sede, quindi di lasciare l'organico delle sezioni distribuito come attualmente per l'anno scolastico 2013-2014.
Per quanto riguarda invece la scuola primaria, la provincia ha proposto di disattivare quattro plessi di scuola primaria, che sono il plesso del comune di Farnese, che afferisce all'istituto comprensivo Paolo Ruffini di Valentano, che presenta solamente 16 alunni, dove il minimo, diciamo, consentito è 50. Eliminare il plesso di Calcata, che afferisce all'istituto comprensivo 25 aprile di Civita Castellana, nel quale sono presenti 17 bambini, il plesso di Tre Croci, dove sono presenti 13 bambini, e anche lui afferisce all'istituto comprensivo di Vetralla, e il plesso di Barbarano Romano, dove sono presenti 32 bambini e afferiscono all'istituto comprensivo di Vetralla. Quindi questi quattro, diciamo, c'è la proposta della provincia di eliminarli. Sì, una proposta che poi fra l'altro è stata valutata attentamente, perché durante le riunioni del comitato tecnico non si è tenuto conto soltanto del numero di bambini, ma anche della tendenza ad aumentare o meno le iscrizioni. Esatto. E per quanto riguarda appunto queste scuole elementari, ripetiamolo, Farnese, Calcata, Tre Croci e Barbarano Romano, lì non solo c'è una presenza di pochi alunni rispetto al minimo consentito, che è pari a 50, ma non si è registrato nel corso di questi ultimi anni, in particolar modo nel corso degli ultimi due e l'ultimo anno, nessuna tendenza a crescere, e quindi sono plessi che devono essere appunto, che vanno appunto disattivati, anche perché mantenerli in piedi, penso ad esempio a Tre Croci, la scuola fra l'altro dove ho fatto io le elementari negli anni 80, avere soltanto 13 bambini si rischia appunto di dar vita a delle multiclassi, cioè nello stesso spazio fanno lezione magari la seconda, la terza e la quarta. Eh sì, diciamo che si torna indietro di 50 anni. Certo, agli anni 50, ecco, alle primissime scuole elementari. Primissime, anche di più di 50 anni. Ecco, appunto. E invece per quanto riguarda gli istituti secondari di primo grado, nonostante il sottodimensionamento del plesso di Celleno, che fa parte dell'istituto comprensivo Pio Fedi di Viterbo, in cui sono presenti solamente 37 alunni, preso atto del ruolo del comune in quanto capofila di un progetto che ha rifugiati richiedenti asilo, si propone, nonostante appunto il sottodimensionamento, di mantenere il plesso attivo nell'anno 2014-2015. Dopodiché, l'altro punto è l'attivazione dei nuovi indirizzi, all'interno dei vari istituti superiori, e uno su tutti, poi lo diremo, in particolar modo appunto l'indirizzo sportivo, ha suscitato diverse polemiche ed una spaccatura all'interno del comitato tecnico stesso. Questi indirizzi nuovi che la provincia propone per la sua attivazione, per la loro attivazione alla Regione Lazio, sono indirizzi la cui proposta, questo per quanto riguarda il comitato tecnico, la cui proposta è arrivata o dalle stesse scuole oppure dai comuni di provenienza. Sì, ci sono alcune proposte per, diciamo, la riorganizzazione della rete scolastica. Questo per far sì anche di dare una più ampia scelta ai ragazzi e di avere, diciamo, più indirizzi ampiamente dislocati all'interno della provincia. In particolare, per quanto riguarda l'indirizzo di agraria, agroalimentare e agroindustriale, verrà attivato un biennio all'istituto di Tarquinia, al Cardarelli. Poi verrà attivato anche un indirizzo di amministrazione, finanza e marketing, anche questo un biennio, nell'istituto Besta di Civita Castellana. Sono proposte, come abbiamo detto già prima, non è che verranno attivate sicuramente, queste sono le proposte. Poi è stato proposto di attivare biotecnologie ambientali all'ITIS Da Vinci di Viterbo,
di attivare diciamo, il liceo classico presso il liceo scientifico Meucci di Ronciglione, quindi ampliare la scelta per i ragazzi. Inoltre un altro indirizzo che potrebbe essere attivato è elettronica e elettrotecnica, sempre di nuovo un biennio, presso il Da Vinci di Acquapendente e il Canonica di Bassano, quindi diciamo alla sede ITIS del Canonica di Bassano. Un'altra proposta è quella di attivare il linguistico presso il ginnasio Buratti di Viterbo. E in particolare c'è la proposta di attivare una classe di lingua e cultura cinese, che dal mio punto di vista è un'idea molto intelligente, perché oggi come oggi il mondo quasi parla cinese, perché insomma stanno conquistando, è un popolo veramente all'avanguardia. E un'altra sede, diciamo, per attivare il linguistico al Midossi, quindi anche qua una classe con l'insegnamento di lingua e cultura cinese. Sì, Midossi di Civitacastellana. E inoltre, diciamo, l'indirizzo scienze umane presso il liceo scientifico Besta di Orte, e uno scientifico con opzione di scienze applicate potrebbe essere attivato presso l'Istituto Carlo Alberto della Chiesa di Montefiascone, Leonardo da Vinci di Acquapendente, il Canonica di Vetralla, nella sede di Vetralla. Sì, poi c'è la proposta di attivare l'indirizzo alberghiero presso l'Istituto di Caprarola, l'Istituto Farnese di Caprarola, e dopodiché gli ultimi istituti che si propone di attivare sono i servizi sociosanitari biennio e triennio presso l'Istituto Superiore Cardarelli di Tarquinia e l'Orioli di Tuscania, poi trasporti e logistica, anche in questo caso un biennio che si punta ad attivare all'Istituto Besta di Orte. Dopodiché abbiamo servizi informativi e aziendali, e in questo caso si parla di spostamento del corso o dei corsi serali, sistemi informativi aziendali al Paolo Savi dall'attuale Istituto Orioli. Poi abbiamo il biennio triennio turismo che si propone di attivare dalla Chiesa di Montefiascone e al Besta di Civitacastellana, e poi il liceo sportivo che si propone di attivare presso il liceo scientifico Paolo Ruffini di Viterbo. Per quanto riguarda appunto il liceo sportivo, ci sono state tutta una serie di polemiche, ed è proprio questo nuovo indirizzo che si punta ad attivare che ha provocato una spaccatura all'interno del comitato tecnico, una spaccatura che ha visto da una parte i sostenitori dell'attivazione dell'indirizzo presso il Paolo Ruffini di Viterbo, lo scientifico Paolo Ruffini di Viterbo, a sostegno di questa ipotesi, la CISL, la CGL, l'Associazione Nazionale Presidi, e a sostegno invece di altre ipotesi c'è appunto la UIL Scuola di Viterbo. Infatti in lizza per ottenere questo indirizzo sportivo erano tre istituti: il liceo scientifico di Viterbo Paolo Ruffini, il liceo Besta di Orte e l'Istituto Canonica di Vetralla. Queste tre opzioni sono state valutate dalla provincia di Viterbo, che ha scelto appunto a maggioranza, per quanto riguarda il comitato tecnico della provincia di Viterbo, all'unanimità per quanto riguarda la commissione competente e anche all'unanimità per quanto riguarda appunto, con un paio di astensioni se non sbaglio, per quanto riguarda il consiglio provinciale, ha scelto appunto di affidare questo indirizzo al liceo scientifico di Orte. Non ci sta la UIL che invece ha risposto dalle pagine dei giornali mettendo in evidenza appunto che il liceo scientifico di Viterbo non avrebbe le strutture necessarie come richiesto appunto dalla normativa regionale per supportare l'attivazione di questo indirizzo, strutture che invece sarebbero presenti presso il liceo scientifico di Orte e l'Istituto Canonica di Vetralla. Subito è arrivata la risposta da parte di alcuni docenti del liceo scientifico di Viterbo, che invece sostengono
la tesi opposta, una situazione di tensione e di spaccatura che si riflette anche nella delibera provinciale con la quale appunto si propone alla regione la soppressione di alcuni plessi e l'istituzione appunto degli indirizzi. E, all'interno infatti di questa delibera infatti contiene anche una raccomandazione del Consiglio provinciale, e, raccomandazione che si trova appunto alla fine di questa delibera, con la quale si raccomanda alla Regione Lazio, leggiamo testualmente, assessorato formazione, ricerca, scuole ed università, che nel caso, qualora si venissero a creare le condizioni per l'istituzione di più di una sezione di indirizzo sportivo nel territorio della provincia di Viterbo per l'anno scolastico 2014-15 o successivi, l'istituto individuato quale destinatario di tale ulteriore apertura risulta essere l'istituto Fabio Besta di Orte. Quindi la decisione della provincia è stato quello di proporre l'istituzione dell'indirizzo sportivo presso il liceo scientifico Ruffini. Laddove dovesse essere istituito un altro indirizzo sempre in provincia di Viterbo, la proposta della provincia è appunto quello di istituirlo ad Orte. Una proposta che però, diciamo, potrebbe cozzare con quelle che sono le linee generali dettate dalla provincia e dalla normativa nazionale, che vuole un indirizzo sportivo per ogni provincia, senza fare accenno all'istituzione di altri indirizzi sportivi negli anni a seguire. E questo insomma è la situazione che si sta verificando. Aspettiamo, Paolo, che la regione si pronunci, che seguendo sul da farsi, sì, che decida sul da farsi e che appunto dica dove deve andare questo indirizzo sportivo, se a Viterbo come propone appunto la provincia, oppure ad Orte o a Vetralla come chiedono appunto queste scuole, intervenute fra l'altro attraverso alcuni loro docenti, in particolar modo la scuola di Vetralla, intervenuta appunto per chiedere presso di loro l'attivazione degli istituti. Insomma, vediamo quello che decide la provincia, quello che deciderà la regione, seguendo l'iter che abbiamo descritto all'inizio. E con questa querelle che vede impegnati da una parte i sindacati CGL, CISL, l'ANP e dall'altra la UIL Scuola Viterbo, chiudiamo la puntata di oggi, banco di prova, dando appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata. Un saluto a tutti anche da parte mia. Prossima puntata sempre su Radio COP76, la radio di Conf Cooperative Viterbo.